Ogni giovedì, per l'angolo dell'esperto, la nutrizionista dottoressa Antonia Di Caprio. Conduce in studio Silvia Tamagnini. Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Eccoci qui al momento dell'angolo dell'esperto. È tornata qui in regia direttamente presso gli studi di Radio Stella Città la dottoressa Antonia Di Caprio. Buongiorno Silvia, buongiorno a tutti. È tornata, la vedo che sta in forma, si è rilassata. Ero un po' preoccupata. Quando ti ho visto ho detto, non ti nascondo, e ti ho pensato, perché fuori c'è veramente la bufera. Cioè, il vento è impressionante, l'acqua è terribile, io non so come farò ad arrivare a casa, neanche tu. Ti verranno a prendere? Sì. Meno male, perché credo che qui da Torre Europa fra poco... Voliamo. Voliamo, mamma mia! C'è proprio secchiate di acqua. È impressionante. Ti ho paura. Fa paura anche il rumore, non so se lo sentite, il rumore della pioggia che sta sbattendo contro i vetri. È assurdo. Ma credo che sia anche un po' di grandine. Che cos'è? Boh, qualcosa. È inverno, Silvia. Oh, mi piaceva di più l'inverno che c'era prima. Certo, se piovesse un pochino di meno, male non farebbe. Ecco, se non ci fosse neanche tutto questo vento, insomma. Eh sì. Mi sembra una bufera di neve, ma è possibile? Sì, sembra. Sembra. No, fa troppo rumore. No, infatti, sì, allora è di grandine. La neve quando fiocca non fa tutto questo rumore. No, a questo punto è nevica, che forse è meglio. È vero che la città si bloccherebbe, però sarebbe forse quasi meglio. Bene, non perdiamoci in chiacchiere, che a noi ci piace tanto chiacchierare. Anche le femminucce in genere. Quando ci incontriamo, insomma, magari non ci vediamo per una settimana, ci sono gli aggiornamenti. Ma entriamo oggi in un argomento molto delicato e nuovo. Ovvero nuovo, secondo me si sta cominciando a parlare di questa cosa, non è da molto forse. No, anche se è un argomento, è uno studio che già è qualche anno che è uscito. Però mi sembrava carino anche in collegamento di quella richiesta della settimana scorsa sulle intolleranze al lattosio. Sì. E questa potrebbe essere anche un'ulteriore spiegazione a questa domanda. Sì, perché oggi andiamo ad affrontare l'intolleranza alimentare e i gruppi sanguigni. Sembra una cosa strana, un po' anomala, ma in verità a seconda del nostro gruppo sanguigno potremmo avere delle difficoltà a digerire, a assimilare dei cibi. Sì, più che di intolleranza effettivamente si deve parlare appunto di difficoltà nella digestione e nella metabolizzazione degli alimenti. Ottimo, cioè ottimo, ovvero non è ottimo, però ovvero è chiarissimo quello che tu insomma stai dicendo. Entriamo nel merito, cerchiamo di spiegare chi è che ha fatto questo studio. Allora, questo studio risale al 1997 da un medico, il dottor Peter D'Adamo. Sì. E che appunto ha cercato di combinare eventuali problematiche alimentari con i gruppi sanguigni. Okay. Ed è dal mio punto di vista è anche interessante, perché noi pensiamo tante volte che l'apparato digerente e il nostro sistema immunitario, il circolo sanguigno non c'entrano niente. Invece sì, il nostro organismo è una macchina perfetta, è tutto collegato. E quindi diciamo che la cosa tutto risale agli nostri antenati. Ok, ovvero? Ovvero, praticamente tutto è un'evoluzione dall'uomo primitivo ai giorni d'oggi. Se andiamo a vedere i gruppi sanguigni, sì, come sono organizzati? Cioè, attualmente c'è il gruppo A, il gruppo B, il gruppo 0 e il gruppo AB. Ogni tanto mi sposto dal microfono, me lo perdo. Allora, quello primordiale, sì, è il gruppo 0. Sì. Il tipo 0, che è appunto il più antico, è quello basilare ed è quello che identifica i nostri antenati cacciatori. Di che cosa si cibavano? Essendo dei cacciatori, mangiavano prettamente carne. Sì. E quindi loro traevano la loro energia dalle proteine della carne. Attualmente è la, sì, stessa cosa, le persone che hanno gruppo sanguigno B sono più propense ad alimentarsi, a cibarsi di carne piuttosto che di altri alimenti.
Interessantissima questa cosa, è curiosa ma interessante. Così almeno uno riesce anche a comprendere perché a volte esistono persone più carnivore rispetto a persone erbivore, forse, o perché magari ti piacciono altri cibi rispetto ad altri. Poi c'è sempre l'eccezione, cioè, naturalmente l'eccezione, però come si dice, l'eccezione conferma la regola. E comunque questo tipo 0, poi adesso ne andiamo a parlare più nello specifico, ha un sistema immunitario forte e anche molto reattivo. Poi c'è il tipo A, sì, che sarebbe l'evoluzione dell'uomo primitivo, sì, cioè da cacciatore diventa agricoltore e addomestica gli animali, sì, quindi nasce appunto l'agricoltura, l'uomo diventa agricoltore. E mi sembra di fare lezione di storia oggi. E diciamo che si alimenta di carne, ovviamente più carne relativa alla pastorizia, quindi non è più carne rossa, è una carne più leggera, però principalmente si alimenta di cereali. E poi iniziano anche a organizzarsi i primi villaggi, quindi anche le interazioni fra gli organismi, fra gli uomini, tu hai una malattia, me la passi a me, quindi anche il sistema immunitario va a fortificarsi. Interessantissimo. E quindi a questo punto compare l'antigene, il gruppo sanguigno A, senza che vado a parlare di cose troppo difficili. No, se no non ti seguiamo, te lo dico. No. Infatti quest'oggi, dico la verità, l'argomento è complicato, più che altro spiegarlo con termini semplici, perché ci sono dei termini che sono talmente difficili, certo, che diventa anche complesso riuscire a spiegarlo, però ci proviamo. Io sono fiduciosa, so che ce la farai. Poi intervengo io quando vedo che dico che aiuto, cosa, che lingua parli, ti preoccupare, chiederò io delucidazioni e proverò a spiegarlo. Okay. Allora, poi il terzo gruppo è il gruppo sanguigno B. Sì. Che diciamo sono gli uomini che si scappano dalle zone calde. Ok. Quindi dal clima torrido delle savane e vanno a stanziarsi nelle zone fredde e montagnose del Pakistan e dell'India. Mm. Quindi nasce il nomade, che è un guerriero. Sì. Ed è un pastore che privilegia un'alimentazione a base di ovini, quindi pecore, capre e i prodotti del latte. Perfetto, giustamente, perché vivono in questo modo. Poi il gruppo AB, il tipo AB, è un, diciamo, a parte che è raro trovarlo, sì, e poi è molto più recente rispetto al gruppo 0, al gruppo A e al gruppo B, ed è, diciamo, è anche quello più equilibrato, perché ha le caratteristiche del gruppo A e del gruppo B. Perfetto. La cosa più banale proprio da dire, le persone che per esempio donano il sangue con gruppo AB lo possono dare, cioè ricevere sia dalle persone che hanno gruppo sanguigno A, ma anche da quelle che hanno gruppo sanguigno B. Vero. Però lo possono dare solamente a quelle con tipo AB, altrimenti il loro sangue andrebbe a distruggere i globuli rossi del ricevente. Che sfortuna certe volte. Sì, e quindi ha le caratteristiche sia del gruppo A che del gruppo B. Poi piano piano le andremo a vedere bene. Perché c'è tantissimo da raccontare. C'è veramente tantissimo da raccontare, immagino. Anche perché scopriamo, io ribadisco, rimango sempre più sorpresa di quanto possa essere sorprendente il nostro corpo umano. Io lo dico sempre, è una macchina perfetta. Non c'è nulla che non è in equilibrio. Tante volte l'equilibrio è talmente sottile che ci vuole un non nulla per rompere st'incantesimo. No, è vero, bisogna imparare a voler bene al nostro corpo e a conoscerlo, perché nel momento in cui uno lo conosce, credo che poi vivi meglio. Ma anche una cosa che mi è capitata personalmente, ho notato nel corso degli anni, delle esperienze, il nostro organismo tante volte ci chiede di fermarci, e nel momento in cui noi non lo facciamo è il corpo stesso che ci fa fermare. Sì. Quindi impariamo veramente a conoscerci, è importantissimo. Ottimo. È vera questa cosa. Guarda, io ho 50.000 herpes. Mi dice Silvia, un attimo di relax. bene, sorvoliamo. Sì, scopriamo questo nuovo mondo. Allora, quindi, come dicevo prima, sembra banale, sembra assurdo anzi, però
questa connessione, questo studio ha portato alla luce la connessione tra sangue e cibo. È tutta una reazione chimica, una catena che si verifica a livello del nostro sistema digestivo e del sistema immunitario, che sono fortemente connessi fra di loro. Oh, bene. E quindi andiamo adesso a scoprire un pochetto che cosa succede. Eh sì, ormai mi ha incuriosito, perché quindi abbiamo scoperto che c'è una relazione tra il gruppo sanguigno e quello che noi mangiamo. È così, sì, alla base. Allora, per spiegarlo in termini molto semplici, senza parlare troppo in biologichese difficile, sia sul nostro apparato gastrointestinale che sui cibi che noi mangiamo, ma anche sui microrganismi che abitano il nostro apparato digestivo, i microrganismi patogeni, ci sono tutte delle molecole, sì, senza andare a parlare, a dire come si chiamano, perché questo il caso, ci sono delle molecole che appunto permettono l'interazione tra tutti questi elementi. Perfetto. E proprio queste molecole sono quelle che ci permettono di gradire più un cibo piuttosto che un altro. Perfetto. Sì, giustamente. È logico, è una cosa logica, chiara. Ok. Allora, adesso iniziamo con il gruppo. Ah, iniziamo proprio subito così. Sì, subito. Beh, allora no, interrompiamo un attimo. Lo sai, questa è la mia strategia. Se volete scoprire come interagiscono i cibi con ogni gruppo sanguigno, dovete rimanere qui sui 101.2 dopo la pubblicità. Pubblicità. Radio Stella Città. Rimanete con noi. Stay with us. Restez avec nous. Radio Stella Città. Ore 14 lezioni di inglese, poi una bella nuotata in piscina, alle 16 appuntamento dal parrucchiere, ore 18 alle terme con massaggio rilassante, prima di una cena romantica al ristorante, poi un bel film al cinema o in Blu-ray. Ma dai, non è possibile! Certo che è possibile, compro tutto su Civon Sale. Spendi poco e goditi la vita con il coupon di Civon Sale, www.civonsale.it. Stella Città. We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love no one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie, running for my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never.
ever say I just walked away, I will always want you. I came in like a wrecking ball. Wrecking Ball è molto famosa tra i giovani, tra i teenagers. Non so come mai, ma ha questo fascino. Ma vabbè, diciamo, chissà come mai video. La nostra, io non scorderò mai di dirlo, insisto, la nostra ex Anna Montana, ecco. Che vediamo come è diventata grande, forse ci ha capito tutto. Prendono tutti esempio da Madonna, secondo me, prendono spunto da lei. Confermi. Stiamo parlando quindi delle relazioni tra il cibo e il gruppo sanguigno, quindi alimentazione e gruppi sanguigni. Abbiamo visto che il gruppo sanguigno proviene dalla storia, dai nostri antenati, ovvero da quella che era la loro tipologia di vita, quella che è stata l'evoluzione della specie umana. Abbiamo visto che esiste il tipo 0, il tipo 0 che è tipico dei cacciatori, il tipo A è l'evoluzione di questa specie, il tipo B quando insomma gli uomini cominciano a creare delle comunità e cominciano anche a dedicarsi all'agricoltura, e poi c'è il tipo AB, che è il tipo sanguigno che proviene dall'evoluzione proprio della specie. È quello più giovane. È quello più giovane. Raro. E più raro, perché naturalmente piano piano si sta cominciando a sviluppare. Cerchiamo di far capire ai nostri ascoltatori che vuol dire che il gruppo sanguigno interagisce con l'alimentazione. Iniziamo e parliamo del gruppo 0. Sì. È così? Allora, come abbiamo detto prima, il gruppo 0 è quello primordiale, quello proprio di base, da cui sono partiti poi tutti quanti gli altri, si sono evoluti tutti gli altri. Se vogliamo andarlo a definire, il sistema digestivo di quest'uomo primitivo è quello appunto più antico ed è il cacciatore e predatore. Sì. È quello che preferisce una dieta più ricca di proteine animali e anche un programma di attività fisica molto intensa. Ovviamente facendo il cacciatore non poteva aspettare che no. Bestiolina gli arrivava sotto, che fa prendimi, mangiami. Non succede, decisamente no. Non andavano al supermercato come facciamo noi adesso. No. E quindi appunto predilige questa dieta ricchissima di carne, però ovviamente bisogna, al giorno d'oggi, con la vita che c'è oggi, bisogna limitarne un pochetto l'uso. Non è che possiamo consumare quantità enormi di carne rossa, soprattutto questa di cui sto parlando è carne rossa, anche perché farebbe male alle nostre arterie, al colesterolo, tante cose che abbiamo già detto. Sì, sì. Porta anche, potrebbe portare anche a problemi più seri, come il cancro a livello del colon. Certo. E quindi meglio non caricarsi troppo di questi alimenti. Però adesso andiamo a vedere proprio nello specifico quali sono gli alimenti che fanno bene, quelli che fanno male, quelli che fanno aumentare il peso e quelli che fanno perdere peso con questo gruppo in relazione al gruppo 0. Io sono curiosissima, sono veramente curiosa. Allora, come appunto ho detto, il gruppo 0 mangia le persone che hanno questo gruppo 0. Sembrava che dicevi mangia le persone. Mangia le persone. Le persone che hanno questo gruppo sanguigno si nutrono di carne non umana, possibilmente. È stata fortissima, ti ho guardato come oi Hannibal. Può darsi pure che i nostri antenati lo fossero, non lo so, questo non c'eravamo, no. Non possiamo scoprirlo, siamo ancora troppo giovani, siamo ancora, meno male. Quindi deve limitare
però il consumo di cereali e legumi. Ma veramente? Sì, perché le molecole che si trovano sul glutine, quelle molecole che dicevo prima, che si trovano sugli alimenti e che interagiscono anche con il nostro sistema immunitario, con gli organismi che fanno parte del nostro sistema digestivo, che ci permettono la digestione, vanno a interferire con il nostro sistema insulinico. E sì, quindi il glutine, che si trova nelle germe del grano, ma in genere in tutti i prodotti a base di frumento, vanno appunto a interagire con l'attività insulinica e impediscono quindi all'organismo di utilizzare le calorie e l'energia date da questi alimenti. Perfetto. Perché, come ho detto prima, questi uomini prendono energia dalle proteine animali, sì, più che dalle proteine vegetali. Sì. Altri alimenti sono i legumi. Certi, sì, legumi come i fagioli di Spagna, le lenticchie, vanno a modificare quello che è la diciamo l'alcalinità, cioè la base. Un attimino, deve trovare le parole giuste per non rendere incomprensibile, no, quello che sta dicendo. Però no, ti sto seguendo, penso che ti stiano seguendo anche da casa. Praticamente questi legumi, sì, rendono alcalino il tessuto muscolare, sì, che invece in questi uomini, per trarre energia appunto dai muscoli, devono mantenere un ambiente acido. Sì. Quindi devono prediligere più dei cibi acidi. Sì. Però vediamo come, che limiti. Poi un'altra caratteristica di questo gruppo sanguigno è che hanno la tiroide pigra. Oh, ecco. E quindi ci sono alcuni alimenti che devono essere utilizzati, assunti con moderazione, perché vanno a ridurre la produzione di ormoni da parte della tiroide. Poi no, ci sono anche altri che invece ne aumentano, sì, l'attività. E poi devono evitare anche bevande gasate. Ok, ma mi viene una domanda da farti. Quindi, quando una persona viene da te perché vuole un prospetto alimentare, per qualche motivo di salute, insomma, per le varie motivazioni, immagino che una delle cose che tu chiedi è proprio il gruppo sanguigno, perché quando realizzi una dieta lo fai anche in base a quello. Certo, le prime cose che si chiedono è lo stato effettivo di salute di una, certo, persona. Quindi tutte quante le varie patologie, che tante volte neanche dicono tutte, sì, me le devo andare a scoprire da sola. E poi ovviamente anche queste informazioni, ma una cosa banale, anche il tipo di parto che hanno avuto, cioè se sono nati per parto naturale o per parto cesareo, anche quello va ad influire quella che è la nostra alimentazione. Sembra una cosa stupida, però anche quello ci mette del suo. Sto scoprendo un mondo. Sto scoprendo il mondo. Ragazzi, è vero, quando dicono che non si smette mai di imparare, è vero. Ed è bellissimo, bellissimo scoprire sempre nuove situazioni e nuove nozioni. Quindi, proseguiamo. Che c'è? Si lamenta? Sì, c'è un tallone che mi vuole uscire da un pianto. Dice Ricca, a proposito di parto, c'è il piccolo Riccardo nella pancia della dottoressa che si muove e dice: mamma, ma che cosa fai? Non ci sto capendo. Capirai pure tu. Capirai, dici, quando uscirai fuori capirai. Bene, quindi stiamo parlando del gruppo zero. Abbiamo specificato che deve mantenere una tipologia alcalina, quindi deve mantenere, sì, all'interno del proprio corpo, per quanto riguarda naturalmente i cibi che si vanno a ingerire. E quindi pochi legumi, pochi cereali. Ok, adesso entriamo più nello, sì, specifico. Quali sono quegli alimenti che determinano un aumento di peso? Quindi il glutine di frumento e grano turco, perché va a interferire l'attività insulinica e rallentano il metabolismo. Sì. Poi fagioli di Spagna, fagioli bianchi, lenticchie alterano l'utilizzazione delle calorie. Sì. Poi cavolfiore, cavolo bianco, cavolo rosso, cavolini di Bruxelles, la senape, no, inibiscono la funzionalità tiroidea. Che
interessante. Quali sono invece gli alimenti che favoriscono la perdita di peso, che forse sono quelli che interessano di più? Sì, infatti, in linea generale, beh, almeno che sei uno sportivo e devi fare uno, come possiamo dire, una gara. Ma anche là c'è un'alimentazione ad hoc. Ecco, anche, okay, che poi penso che affronteremo, va bene. Che è ancora più difficile di una persona che non fa sport. Mamma mia, ecco. Mamma mia. Bene, bene, allora sì, quali sono quelli quali che quali sono gli alimenti che favoriscono la perdita di peso? Alghe marine. Io devo capire dove le trovo, però vabbè. Ristorante cinese. È vero, tutti dicono le alghe fanno benissimo. Sì, ma io dove le trovo? Devo andare al ristorante cinese e mangiare non le solo, alghe. Non solo. Devo, sì, ci devo dedicare un po' di tempo, sì, e trovarle, sì. Poi, pesce, frutti di mare e sale iodato. Uh-huh. Perché, appunto, contenendo lo iodio, vanno a migliorare la funzionalità tiroidea. Sì. Il fegato, che contiene vitamina B, mi raccomando, e attiva il metabolismo. Poi carne rossa, verza, spinaci e broccoli, perché anche questi vanno ad attivare il metabolismo. Ottimo. Poi ci sono degli alimenti che sono particolari per il gruppo zero. Ah. Come ho detto, la carne. Sì, la carne, che rappresenta proprio la base delle persone che hanno un gruppo zero, dell'alimentazione, ce l'hanno insegnato i nostri antenati. Però, quindi queste persone che hanno gruppo sanguigno zero traggono la propria energia, come ho detto, dalle proteine animali. Sì. Però mi raccomando, noi non siamo più uomini primitivi, almeno tante volte. Dipende. Facciamo attenzione alle quantità, non andiamo ad eccedere, soprattutto con la carne rossa. Sì. E, anche perché troppa carne rossa va ad aumentare i succhi gastrici, quindi l'acido dello stomaco, e quindi può portare a problemi quali ulcere e gastriti. Ok, perfetto. E, bisogna preferire, allora, le persone che hanno gruppo sanguigno zero devono preferire agnello, manzo e vitello. Ci sono degli alimenti di carne, sempre sto parlando, che rimangono abbastanza indifferenti, quindi anatra, coniglio, pollo, quaglia e tacchino. Carni bianche fondamentalmente. Sì. E però ci sono quelle da evitare, che sono maiale, oca e i salumi in genere. Da evitare. Da evitare. Da evitare perché non farebbero dimagrire, o perché fanno anche male. Perché fanno anche male. Perché appunto il sistema immunitario, il sistema digestivo non tollera questi tipi di carne, perfetto. Un'altra opzione, se non si vuole mangiare sempre solo carne, proteine animali, dove le troviamo? Anche nel pesce. Certo. Tu no. Io no. Però anche nel pesce, nei anche bastoncini Findus. Ecco. Sì. Mannaggia Silvia. Allora, pesci però provenienti principalmente da acque fredde, come lo sgombro, merluzzo e l'aringa. Sì. Che, come ho sempre detto, contengono omega 3, omega 6, quindi non è che fanno bene solo a questi, fanno bene in generale a tutti. Però fanno bene. Sì. E inoltre poi questi pesci sono anche ricchi di iodio, che fanno bene, vanno a stimolare la tiroide, che, come ho detto, è pigra, sì, nelle persone che hanno gruppo sanguigno zero. Da evitare aringa in salamoia, polpo, caviale e salmone affumicato. Ah, perfetto. Quindi queste da evitare, sempre per il discorso che comunque non fanno bene. No, potrebbero portare dei problemi proprio per queste molecole che si trovano sulla superficie degli alimenti e vanno a cozzare, certo, con le molecole che sono nel nostro apparato gastrointestinale. Senti, proseguiremo a parlare di quelli che, degli alimenti, però dopo il notiziario. Benissimo. Va bene? Perché avete preso appunti? Avete scritto, preso su carta e penna quelle? Se tante volte siete gruppo zero, se no dovete aspettare, perché piano piano arriveremo ad affrontarli tutti. Dacci buone notizie, Silvia. Sì, no. Sì, no, no, questa è simpatica, ascoltatelo, gli è successa a una signora, a un insegnante di Civitavecchia. Avete ascoltato Radio Stella, Città News. Semi di Pace International è presente in Messico con il progetto Contigo Vamos. Adriano Giannini garantisce l'istruzione e cura ai bambini che frequentano la scuola nella cittadina di Puruagua. Questa scuola è fatiscente e con il vostro aiuto, con il nostro aiuto, sarà agibile per dei giovani uomini di domani.
2 euro mandando un SMS al 45508. Che viva Mexico! La radio che c'è in diretta, Radio Stella Città, in FM e web. Radio Stella Città. Eccoci nuovamente in diretta dagli studi di Radio Stella Città. Rispetto a mezz'ora fa vedo che la tempesta sia un po' placata, giusto? C'è solo tanto vento. C'è solo tanto vento. Prima era veramente impressionante, era paurosa. Che dici, ma chi me lo fa fare di uscire? No. Ma questo è il momento dell'angolo dell'esperto, è il momento della nutrizionista, la dottoressa Antonia Di Caprio, che sta affrontando un interessantissimo argomento, ovvero come l'alimentazione interferisce con il proprio gruppo sanguigno. Stiamo analizzando il gruppo zero, abbiamo visto quali sono i cibi da evitare, quelli da preferire e per quale motivo, e li abbiamo visti, ma stiamo proseguendo nel vederli. Abbiamo detto della carne, abbiamo detto del pesce e ora credo che c'è latte, latticini, uova, e uova. Ecco. Allora, per quanto riguarda il latte e i derivati, sì, quindi latte e latticini, il consumo deve essere limitato per quelle, sì, persone che hanno gruppo sanguigno zero, perché non è in grado il aiuto, lo stomaco, sì, non è in grado di metabolizzarli nella maniera corretta. Perfetto. Cioè, non è che fanno male, nel senso che danno reazioni come l'allergia, è più un problema di metabolizzarli, quindi trarre energia da, sì, questi alimenti. Sì. Ci sono però alcuni alimenti che fra appunto latte e latticini, come il burro, i fiocchi di latte, il formaggio di capra, latte e formaggi di soia e mozzarella, che possono essere consumati perché sono abbastanza indifferenti, cioè non danno reazioni particolari. Da evitare sarebbero gli altri formaggi e lo yogurt. Sì, quindi in parole molti, cioè, sono tollerati quelli, beh, insomma, il burro non è proprio un formaggio fresco, no, quindi neanche dire quelli freschi con fermenti lattici, no, ci sono proprio questi. No, ma l'importante è non eccedere, cioè non, certo, andarsi a mangiare proprio la forma di formaggio quando sai che poi vai in cerca di problemi. È logico, perfetto, chiarissimo, okay, chiarissimo. Poi, per quanto riguarda gli oli e i grassi, sono da evitare l'olio di arachidi e l'olio di mais. Sì. Mentre semi e frutta secca, che contengono parecchi oli e principi... Aiuto, oggi manca i termini, vabbè, sono comunque una buona fonte di proteine, gli oli essenziali, ecco. Sì. E da evitare fra la frutta secca, arachidi e pistacchi. Oh, ecco, evitare, sì. Gli arachidi, sì, e pistacchi, sì, vabbè, sì, dai, sì, di frutta secca ce ne sa, potete mangiare le noci, le nocche, le mandorle, dai, se non si mangiano gli arachidi, buoni pistacchi però. però. Mi metto nei panni di chi è gruppo zero. E lo sapete, sono una golosa. Però sai, tante volte se il tuo organismo non tollera determinate cose, non te le vai... Il più delle volte, sì, è lo stesso organismo che non ti dà l'input di andare di cercartele proprio queste, certo, cose, certo, a parte di voglie strane. Però può capitare, soprattutto in particolari momenti di vita, dai. Allora, per quanto riguarda i legumi, sì, come abbiamo detto, ci sono, vanno a vengono metabolizzati male, soprattutto alcuni legumi in particolare, come ho detto, quelli fagioli bianchi, fagioli di Spagna, le lenticchie, sì, perché vanno a ridurre l'acidità e quindi la funzionalità del tessuto muscolare. Perfetto. E da preferire i fagioli con l'occhio, sono dei fagioli piccoli piccoli, bianchi, sì, che hanno una macchietta a forma di occhietto. Ah sì, ho capito quali sono, sì, 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 quelli. E poi ci sono quelli indifferenti che li mangi o non li mangi, non ti creano nessun problema, sono ceci, fagioli cannellini, fagioli rossi, fave, piselli e fagiolini. Questi non creano alcun problema. No. Poi ci sono però un altro gruppo di alimenti, sì, i cereali, sì, che purtroppo non vengono affatto tollerati, in particolare tutti i prodotti a base di farina di frumento, quelli che contengono il glutine. Ok.
Perché appunto andando a ad alterare la digestione interferiscono anche con il corretto assorbimento da parte del nostro organismo. Sì. E quindi determinano anche un aumento di peso. Ah. Quindi se non dobbiamo ingrassare non li mangiamo. Non li mangiamo. Cioè limitiamo l'uso. Anche da evitare il couscous. Il couscous che sta tanto andando di moda. Sì. È vero, anche perché d'estate è molto comodo, veloce. Fresco, veloce, assolutamente. Quindi evitate i cereali, diciamo, per voi, quando ti dicono devi mangiare i cereali. Quindi ora si capisce perché magari ci sono tante donne che hanno dei problemi tipici femminili con la stitichezza, diciamo, e gli dicono devi mangiare tanti cereali, però non tutte le tollerano. No, e ora avete capito per quale motivo. Magari siete del gruppo zero e automaticamente il vostro corpo non li assimila e non li lavora in maniera corretta e quindi non hanno il loro effetto. Bene. Ah, ma oh, guarda, quasi. Quasi. Che bello, guarda che ti faccio da assistente. Non mi permetterei mai, mi mancano 5 anni di studi universitari. Bene. Allora, tra i cereali, sì? Scusate, quelli che rimangono indifferenti sono la farina di riso. Sì. Il farro, il grano saraceno, il miglio soffiato, orzo e riso soffiato e brillato e il pane, ovviamente il pane senza glutine, perché se è il glutine quello che dà fastidio, certo. Il pane senza glutine non crea problemi, farina di orzo e farina di segale. A veri. Un'arma vincente, wow, però, tan 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 tan, è quella di consumare ovviamente gli ortaggi. Ma quando mai fanno male gli ortaggi? Devo scoprirlo. Aspetta, oh. Non tutti però si possono mangiare. Ecco. Vedi? Me l'ho fatto apposta. Non è così, non è niente di pronto. No, è tutto improvvisato. Allora, ci sono degli ortaggi che bisogna evitare. Sì. Per esempio il cavolo cappuccio, i cavolini di Bruxelles, il cavolfiore. Perché vanno ad inibire la possono andare a inibire la funzionalità tiroidea. Sì. Poi ci sono alcune solanace. Che brutta parolaccia. Melanzane e patate. Oh, ecco, parliamo. Perché le molecole che si trovano sulla superficie di questi alimenti vanno a bloccarsi a livello delle articolazioni. Sì. E quindi portare infiammazioni, problemi proprio a livello di articolazione. E poi anche il mais tende a favorire l'obesità e il diabete. Perché va a interferire con l'attività insulinica. Perfetto. Poi veloce andiamo a parlare anche della frutta fresca, così dopo diamo la ricettina. Wow, sì, perché sono pochi minuti, sennò non riusciamo a fare tutto oggi. Allora, la frutta fresca va bene, è da preferire però prugne secche e fresche e i fichi che tendono ad abbassare l'acidità del tratto digestivo. Sì. Perché come dicevo prima, se si mangia troppa carne si vanno a accumulare troppi acidi e quindi si possono formare, poi avere delle gastriti e delle ulcere. Ok. Anche il melone va bene, però deve essere consumato con moderazione perché contiene delle microspore che non sono molto ben tollerate dal gruppo zero. E anche il pompelmo, che è acido, sì, quindi dovrebbe essere consumato con moderazione, però la sua metabolizzazione durante la digestione fa bene. Ah, ecco, vedi, quindi al contrario sembra una cosa sana, invece va... Però il pompelmo, questa è una piccola parentesi, bisogna fare attenzione soprattutto per quelle persone che assumono farmaci per il cuore. Ah. Perché potrebbe dare delle interazioni con questi farmaci, visto che stiamo parlando di pompelmo, sì. Curiosissima questa cosa. Sì. E molti farmaci lo devono avere scritto sul bugiardino, quindi andate a leggere bene queste cose. Vedi, a volte anche il cibo interferisce con i farmaci. Sì. Poi le spezie vanno ad aiutare quelle ad hoc, il sistema digestivo e l'apparato immunitario, da preferire il prezzemolo, il pepe di cayenne, il curry, che stimola la circolazione, e anche le alghe. Ecco, queste mitiche alghe che dici che devo trovarle, ora mi vado a buttare a mare. E poi da evitare il pepe bianco e il pepe nero e anche l'aceto, qualche goccina ogni tanto, però non esagerare con l'aceto perché potrebbe andare a irritare la parete gastrica. Chiarissimo. Bene, per la ricetta dovete aspettare dopo la pubblicità, naturalmente. Okay. Rimanete qui sui 101.2. Pubblicità.
Radio Stella Città. Rimanete con noi. Stay with us. Resti al GNU. Radio Stella Città. Cambi casa? Hai bisogno di un trasloco? Ci pensiamo noi, di Gesù Traslochi. Stai ristrutturando casa e non sai dove sistemare i tuoi mobili? Di Gesù Traslochi. Vuoi portare le tue cose in capo al mondo? Di Gesù Traslochi. Spedizioni in containers in tutto il mondo. Tutti i servizi per il tuo trasloco. Di Pierluigi Di Gesù. Per informazioni visita www.digesutraslochi.it o chiamalo 0766 50 08 83. Qualcuno dice che facciamo miracoli. Centro Stampa Romano, le migliori tecnologie di stampa per quotidiani e periodici, in rotativa, colori e bianco e nero, per qualsiasi tiratura, per tutti i progetti grafici, passo dopo passo, ideazione e realizzazione di qualsiasi tipo di prodotto editoriale. Centro Stampa Romano, siamo a Roma in via Alfana 39, perché l'editoria da noi è di casa. Stella Città 101.2. Idee con la valigia. Hai deciso di fare i bagagli e sei andato a cercare lavoro all'estero perché non riuscivi a trovare realizzazione nel tuo paese? Hai preferito rimanere e trovare un modo per combattere la crisi? Questo programma parla di te. Idee con la valigia racconta il mondo del lavoro visto con gli occhi dei civitavecchiesi in Italia e oltre confine. Tante storie e anche qualche offerta di lavoro. Idee con la valigia, dal 1 febbraio alle ore 15 su Radio Stella Città, con Chiara Carbone. Idee con la valigia. Seguici anche su Facebook. Sì, la nostra Chiara Carbone questo sabato inizierà un nuovo programma per scoprire quanti civitavecchiesi hanno deciso di andare a vivere all'estero perché non trovano la propria realizzazione qui. Io, secondo me, ce ne sono tanti. No, ne conosco tanti. Bene, ma è il momento della ricetta per tutte le persone che appartengono al gruppo 0, al gruppo sanguigno 0. Andiamo a scoprire qual è la ricetta ideale. È allora, così. Insalata di pollo e arance. E mica mi è andata male, Allora, gli ingredienti sono 400 grammi di petto di pollo, sì, 2 arance, 2 ravanelli, una carota, 2 mazzetti di rucola, sale e pepe, ma proprio il pepe per chi lo vuole mettere, visto che non è proprio fra le spezie indicate. Anzi, diremo non lo mettete, che è meglio. Un cucchiaio di olio extravergine di oliva e qualche goccina di aceto balsamico. Pure in questo non andiamo ad eccedere, perché come abbiamo appena visto potrebbe irritare lo stomaco. Allora, la preparazione qual è? Quella di pulire il petto di pollo, eliminando l'eventuale grasso, sì, la pelle. Andiamo a farlo a striscioline, sì, circa di 2 cm di lunghezza, quindi proprio pezzettini. E bisogna passarle su una piastra preriscaldata, sì, girandole spesso perché altrimenti si attaccano, senza avere bisogno di aggiungere olio o altri condimenti. Quando questi pezzettini di pollo sono pronti, li mettiamo da parte a farli raffreddare. Nel frattempo che facciamo? Sbucciamo le arance, eliminando bene la pellicina bianca, altrimenti risulta un po' amara. Le facciamo a spicchi, le tagliamo a metà. Andiamo a togliere anche i noccioline eventuali che ci potrebbero essere. Poi puliamo la rucola, tagliamo i ravanelli a rondelline fine e grattugiamo, sì, la carota. Ah. Che facciamo? Mettiamo tutto insieme in una ciotolina e aggiungiamo anche il pollo. Perfetto. Condiamo con olio, sale e, per chi lo gradisce, anche il pepe e qualche goccina di aceto balsamico. Ma poco poco, senza eccedere, perché se no, lo sappiamo, non rischiate di non tollerarlo. No, diventa pesante la digestione. Ecco, e questa è un'ottima ricetta estiva, io la definisco, sì, posso dirla, in vista, sì, appunto della bella stagione che mi auguro che arrivi quanto prima. Beh, certo, le arance durante l'estate diventa un po' difficile. Vabbè, trovarle, in vista, però, certo, ora che arriva aprile, ora che, sì, arriva, ancora si trovano, fino aprile, maggio compreso le puoi trovare le arance, poi ormai le trovi ormai sempre, sì, anche al mercato, sì, vabbè, diciamo, quelle di Spagna, sì, sì. Bene, ma adesso è il momento del gruppo B. Che forse rappresenta quello meno problematico dal punto di vista dell'alimentazione. Sì, diciamo che, allora, come abbiamo detto prima, il gruppo B è caratteristico dei gruppi umani che durante l'evoluzione sono diventati nomadi e pastori. Sì. Quindi continuiamo con la carne, però non è più carne rossa, ma è carne bianca. Perfetto. Per riassumere,
il profilo del tipo B ha un apparato digerente efficiente, sistema immunitario vigile, si adatta bene ai cambiamenti dietetici. Non mi ricordo il mio gruppo sanguigno, scusate, è gravissimo. Però dico, forse sono il B, ma mamma, chiamiamola mamma, ora ci chiamo in diretta. Sì, così mi mena, scherzo. Beh, ora, quasi, mamma. Quando torno a casa. Sì. Allora, preferisce il latte e i prodotti caseari e reagisce allo stress. Non sono B. Non è Silvia. Equilibrando l'attività mentale e fisica, cioè giostra fra attività di testa un pochino di meditazione e attività fisica. Ve la faccio, cioè, ogni tanto faccio tutte e due, dai, meno male. Però non aiutano il mio. Diciamo che la dieta qui nel gruppo B è molto più bilanciata rispetto a quella del gruppo 0, sì, perché comprende sia cose, alimenti del regno animale che del regno vegetale. Perfetto. Allora, in breve, cerchiamo di non perderci troppo in chiacchiere. Gli alimenti che favoriscono l'aumento di peso per il gruppo B: grano turco, lenticchie, grano saraceno e frumento, perché come per il gruppo 0 vanno a ridurre l'attività insulinica. Ah, ok. Quindi questi favoriscono l'aumento di peso. Ottimo, ho capito. Anche le arachidi, perché riducono l'attività insulinica e la funzionalità epatica, quindi del, sì, fegato. Sì. Gli alimenti che favoriscono la perdita di peso sono ortaggi verdi, carne, fegato, uova e latticini, in quanto vanno ad attivare il metabolismo delle persone che hanno gruppo sanguigno B. Perfetto. Poi, alimenti particolari, carne e pollame, sì, da siccome sì, erano appunto dei dediti alla pastorizia, certo, gli uomini I nostri antenati devono preferire agnello, coniglio e montone. Sì. Cioè, ma io, ma dove lo trovo la carne di montone? È proprio difficile. Ma io ogni tanto abbiamo queste uscite, come quando ti lo struzzo. Cioè, sono quelle cose, va bene, dai, non mangiate, vai, se lo trovate. Pensa, in Sardegna c'è qualche, sì, ricetta col montone, ma alla beata ti sardi. È anche forte come sapore, l'ho assaggiato. È bella pesante. Assaggiate, sono molto saporite, va bene. Sì. Ok. Allora, gli alimenti indifferenti, quelli che appunto mangiamo o non mangiamo, non creano nessun scompenso particolare: fagiano, tacchino e vitello. Ok. Da evitare: manzo, anatra, maiale, oca, pollo, quaglie e salumi in genere. Posso mangiare niente quelli del gruppo B? Esagerata. Certo, li metti nella dieta il montone, che è in via d'estinzione quasi. Non mangiamo la carne, diventano vegetariani. Ecco. No, vabbè, però c'è il pesciolino, sì, che ci viene in aiuto, ovviamente. Speriamo che non sia gruppo B. Su. Tutto te lamenti oggi. Oggi sì, sono lamentosa. È giovedì. Su. Allora, il pesce, bisogna preferire quelli con provenienti dalle acque fredde e profonde, quindi merluzzo, salmone, che sono sempre ricchi di gli omega 3 e omega 6. Invece sono sconsigliati granchi, aragosta e frutti di mare. Vabbè, non è che tutti i giorni si mangiano granchi e aragosta, no, magari no, diciamo, fosse, no, però insomma, no. Buon per chi lo fa, lo può permettere. Ecco. Da evitare, sì, acciughe, anguilla, aragosta, le cozze, i gamberi, i granchi, le lumache, le ostriche, cioè tutte cose un po' più particolari. Polpo. Cioè, polpo, l'arana pescatrice, la spigola, il salmone affumicato e le vongole. Beh, non è che tutti i giorni vai a mangiare queste cose. No, certo, l'aragosta, beato, tu sai chi c'è là. Le ostriche. Le ostriche, io proprio, poi quando vedo che si muovono, che sono ancora vive. Fanno un po'. Pure le lumache di mare. No, guarda, non ci sono mai arrivata, ecco, ad assaggiarle, perché non ce la posso fare a mangiare una lumaca. Ci sono degli animaletti che proprio mi stanno troppo simpatici e non posso pensare di andarmeli a mangiare. La mia testa è un po' così. Dunque, poi abbiamo oli e grassi. Da evitare: olio di arachidi, di girasole, di sesamo e di, sì, mais, che appunto contengono queste molecole che vanno ad interagire in maniera, certo, negativa con l'organismo di queste persone.
cereali e prodotti da forno sono ben tollerati, ad eccezione del frumento, perché va a modificare quello che è l'attività insulinica e quindi fa prendere peso, non perdere, prendere. Okay. Da evitare pane di cereali misti, di frumento integrale e di soia. Sono indifferenti il pane di segale, farro e altri e tutti gli altri cereali che non sono stati menzionati. Bene. Gli ortaggi. Sì. Come ho detto prima, va bene nell'alimentazione del gruppo B, tanto la carne quanto le verdure. Fanno eccezione i pomodori, che contengono ma i pomodori a molte persone danno fastidio. Sì. Non è molto ben tollerato, soprattutto dalla parete gastrica. Certo. Il mais, anche questo va a modificare l'efficienza dell'insulina e quindi altera il metabolismo dei carboidrati. Sì. E le olive, perché contengono dei funghi microscopici che potrebbero dare reazioni allergiche. Da limitare anche carciofi, ravanelli e zucca. Sì. E invece sono da privilegiare molte verdure a foglia verde, che sono ricche di magnesio, che aiuta a combattere l'affaticamento, perché il gruppo B, le persone che hanno gruppo sanguigno B, tante volte soffrono di astenia, di stanchezza. Ok, e non sapevo questa cosa. Le verdure a foglia verde fanno bene. Per quanto riguarda la frutta fresca, devono essere evitati avocado, cachi, fichi d'India e noce di cocco. Vabbè, non è roba che si mangia tutti i giorni. Ecco, non sono tutti i prodotti che trovi solitamente, anche perché sono prodotti che vengono importati in linea generale. Frutta secca? Frutta secca, ci sono alcune specie come semi di arachidi, pistacchi e pinoli che devono essere evitati, perché appunto contengono queste, sulla superficie presentano queste molecole che danno fastidio al nostro al sistema digerente. Ma l'abbiamo detto, i legumi? I legumi, mi sembra di no. No, me li sono proprio dimenticati. I legumi. A cipicchia. Allora, da evitare ceci, i fagioli con l'occhio e le lenticchie, perché anche questi vanno a interferire con l'attività insulinica e quindi fanno mettere su peso. Ho capito. Ottimo. E adesso è il momento della ricetta. La ricettina, andiamo a prendere la ricettina. Che... questa è piaciuta tantissimo a Silvia. Ci credo. Chi è che non piace? C'è non un ristorante proprio da nutrizionista. No, però c'è un ristorante a Roma che si chiama proprio così. E... Cacio e Pepe. Che è divina. Mamma mia, che fame. Va bene. Poi con l'orario. Appunto. Veloci, veloci. Allora, ingredienti: 400 grammi di spaghetti o linguine. Sì. Poi mi dici tu, perché io questi non l'ho mai fatto. Linguine, assolutamente. Okay. Linguine. 180 grammi di pecorino romano grattugiato, 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva, pepe nero macinato fresco e sale quanto basta. La preparazione, vabbè, è facilissima. Si mette a bollire l'acqua e si butta la pasta. Nel frattempo, in una terrina, si mette il pecorino grattugiato, il pepe nero che viene macinato al momento. Perfetto. E un bicchiere di acqua di cottura della pasta. Sì. E si mantega tutto. Poi si trasferisce il contenuto di questa specie di cremina in una padella e si fa scaldare a fiamma bassa, aggiungendo sale se serve, perché già il pecorino è bello condito, salato, e 2 cucchiai d'olio. Quando la pasta è pronta, si scola e si butta dentro la padella, si manteca tutto. Ottimo. La pasta è meglio toglierla un pochino al dente, altrimenti diventa colla. Perfetto. E si manteca tutto, si aggiunge se serve ancora un altro pochino di acqua di cottura e niente. E poi ve la mangiate. E poi buon appetito. Visto l'orario, visto noi abbiamo l'orario. Anche finito. Buon appetito veramente con tutto il cuore. Quindi oggi abbiamo affrontato il gruppo 0 e il gruppo B, perché sono tante le nozioni da dare, le informazioni. Quindi assolutamente, per quanto riguarda il gruppo A e B e il gruppo A. Dovete aspettare il prossimo giovedì, purtroppo. Ci vecchia. Mannaggia, quindi vi terremo sulle spine per conoscere quelli che sono i cibi che devono essere consumati, quelli che è preferibile consumare, quelli che devono essere evitati. Sì. Antonia, interessantissimo quest'oggi. Sono contenta, Silvia, spero di non avervi annoiato troppo. Ma guarda, io credo che faccia bene al nostro corpo e alla nostra, al nostro benessere sapere queste cose, assolutamente. Io spero di scoprire quanto prima il mio gruppo sanguigno.
Dino, è così almeno. Per la prossima volta, come compito, Silvia ci dovrà dire il gruppo sanguigno. Devo dire qual è il mio gruppo sanguigno. Bene, con la nutrizionista torniamo il prossimo giovedì, come sempre, dalle 13 alle 14. E non vi preoccupate, che la puntata la incaricherò, inserirò sul canale Radio Stella Città di YouTube e sulla pagina di Facebook. Quindi potrete riascoltarla e prendere appunti. Oh, e altrimenti potete andarla a trovare. E... a studio, sì? In via Achille Montanucci 20, oppure anche su Facebook, oppure sulla mail, che è antoniadicaprio@hotmail.it. Io so che in molti magari mi fanno le domande a me, poi però io dico: ma perché non vi rapportate direttamente con la dottoressa? Perché non lo so, a volte le persone si vergognano, sono timidi, è vero, siete troppo timidi. Cioè, ma quando mai vi capita un'occasione del genere? Poi mica vi mangia, o se vi deve dare qualche informazione, vi dà qualche informazione. C'ho il pancione, ma non mangio nessuno. Assolutamente no. Grazie di nuovo, con me ci sentiamo come sempre domani mattina con la rassegna stampa. Ciao!